Ragazze, la questione del liceo è molto complicata, però poi alla fine è semplice. Il problema è questo qua, che quel liceo lì non doveva mai venire. E sin dal 2011 che è venuto, non ci sono mai stati certificati di agibilità, staticità, l'edificio non è accatastato e tutta una serie di cose. Fino adesso si è operato, sta facendo quei certificati a pezzotto, diciamo. Però che è successo? Dietro la circostanze di Amatrice è cambiato un poco tutta la normativa, quindi i prefetti non vogliono prendersi più responsabilità e tutti gli edifici non a norma devono essere chiusi. Ma il problema è questo qua. Nella provincia di Caserta sono quasi tutti inadempienti, cioè nessuno ha i certificati. Il problema è questo qua, la preside Barone ha scritto che vuole i certificati al comune. Il comune questi certificati non li può fornire perché per fare questi certificati devi adeguare l'edificio e quello non è un edificio adeguato ad un liceo e pertanto così. È venuto anche un gruppo di mamme stamattina, mi chiamate un'altra volta in provincia, l'ingegnere della provincia, lui ha detto proprio chiaramente che lui non si prende nessuna responsabilità perché già tiene 52 avvisi di garanzia e 19 rinvii a giudizio, quindi pertanto lui non si piglia nessuna responsabilità. Mo dice in qualsiasi momento, come hanno chiuso il Cirilla d'Aversa, hanno chiuso il Buonarroti a Caserta e ne chiuderanno tanti altri, dice in qualsiasi momento possono venire i carabinieri e vi chiudono sta cosa. Noi per evitare che improvvisamente arrivino questi carabinieri e possano chiudere i licei creando un disagio non indifferente, la preside Barone dice: io li faccio venire a fare i doppi turni ad Aversa. Noi abbiamo detto: no, i doppi turni ad Aversa diventa complicato e pure dispendioso per le famiglie. Quindi, mo adesso stiamo un attimo valutando l'idea di farli andare sulla scuola media, però per farli andare sulla scuola media avremo bisogno di una petizione delle mamme che dicono che non vogliono andare ad Aversa e vogliono andare sulla scuola media. Oggi ci sarà un altro incontro con la preside dell'istituto di Santa Arpina, preside Belardo, per cercare di concordare se questi ragazzi possono andare sulla scuola media, altrimenti l'alternativa è ad Aversa. Noi come amministrazione non abbiamo nessuna colpa perché noi sinceramente già io in prima persona non mi vado a prendere delle responsabilità, non mie. Se succede qualcosa, sono 250 ragazzi. Se succede qualcosa, siamo noi responsabili in un primo momento. E sinceramente, responsabilità che non ho colpa, come me, tutti quanti non ce le vogliamo prendere. Stiamo trovando una soluzione la più adeguata e la meno critica. Purtroppo è così. Noi, infatti, abbiamo detto: scusate, ma tutte queste questioni non potevano essere fatte a giugno in modo che non si dava proprio l'avvio per il nuovo anno scolastico? Dice: no. Noi ad ottobre abbiamo avuto il controordine e quindi è tutto, avendo il controordine di ottobre ci siamo regolati così.